davanti a circa 10.000 spettatori, l'EA 7 supera al Mediolanum Forum 74-71 la Germania capolista solitaria, strappa la terza vittoria nelle ultime 4 partite, sale a 18 punti in classifica, conserva la seconda posizione e si porta a meno 2 dalla Leonessa, perde l'imbattibilità esterna a Brescia. Eccellente l'approccio di Theodor, 13 punti al decimo, che permette ai padroni di casa di toccare il più 10 dopo 6 minuti. Gli ospiti sparacchiano da 3, 0 su 5 al ventesimo e l'Olimpia ne approfitta per allungare, più 15 grazie a Gudaitis, Mitzov e Cinciarini. Ant e Lendri ci mettono una pezza, 45-35 all'intervallo. Nella ripresa la Germani si sblocca da oltre l'arco e con Ant, Murr e Moss rientra a meno 3. Poi Luca Vitali completa il 12-0 che vale il 60-62 al trentesimo. L'EA 7 sbatte contro l'ottima difesa di Diana e scivola a meno 6 al 36esimo. Cinciarini, Theodor e Pascolo non ci stanno. Ant esce per falli. 11-0 Milano che si porta sul più 5 ad una manciata di secondi dal termine. 11 su 30 da 3 e 19 su 20 ai liberi per i biancorossi. Contro il 3 su 16 e 18 su 22 degli ospiti, 19-7 falli subiti per Theodor, 13 per Gaudeloc, 9 i rimbalzi di Tarcelski, dall'altro lato 16 per Ant, 15-6 falli subiti per Lendri, 13-9 palloni catturati e 5 assist per Murr.